I poveri nutrono la terra nutre i poveri. Il rito della mietitura si ripete ogni anno su queste colline a pochi chilometri da Corleone. Il grano servirà a sfamare coloro che vivono nella missione di speranza e carità, in quella Palermo dove 25 anni fa Biagio Conte lasciò la famiglia e le ricchezze per dedicare la sua vita ai poveri. Tutta la notte la vivo qui alla stazione centrale, dove sto cercando di dare una presenza e un aiuto sia morale che, diciamo, che materiale. Le missioni sono 6 e ospitano più di 1000 persone, migranti, senza tetto, carcerati e malati. La rete è un cerchio con tanti colori. La sorte a ciascuno di noi porta il proprio colore. Di me se dimentico così, ho vissuto una vita senza colore. Il documentario di Pasquale Scimeca racconta La Missione, questa sera su TV 2000, in prima visione assoluta alle 21:10. Testimonia l'amore per gli altri attraverso il ciclo virtuoso di quel grano che diventa pane, che non solo nutre il corpo, ma anche l'anima di quella comunità.